Siamo in clima elettorale e, come si diceva una volta, carnevale ogni scherzo vale. Il nostro ex premier, attuale numero 2, perché il premierato è passato alla Lega, è uscito con quella che io ritengo essere una buona cazzata del giorno. Quella si è svegliato e cosa ha fatto? A Napoli, non potendo più, diciamo, promettere la rimozione della spazzatura, perché ormai è endemica, cosa ha fatto? Ha inventato un'altra butade, quella di la città di Napoli, come sappiamo, è piena di abitazioni abusive, costruite senza licenze, con la connivenza e collaborazione della mafia, eccetera, eccetera. E devono essere, ovviamente, per legge buttate giù. Lui ha detto: alte, non buttiamo giù nulla, faremo una sanatoria, eccetera. Dopo 5 minuti che aveva fatto questa promessa, questa considerazione, ha squillato il telefono. E dall'altra parte chi c'era? C'era la Lega che ha detto: alt, ma che cazzate stai a dire? Sappiamo quale sia il feeling mancato tra il nord e il sud e soprattutto tra Milano e Napoli. Lui si è richiuso nel suo non mutismo, perché la sua logorrea continua, ma comunque ha fatto il permaloso. E cosa ha inventato in alternativa? Immediatamente, anche peggio, altra cazzata, quella di dire: sospenderemo il pagamento delle tasse della nettezza urbana. Ora sentiremo gli sviluppi della faccenda. Comunque, questa è la situazione. Si dice: ma sono promesse elettorali, in periodo elettorale tutto è lecito. No, signori, no, politici tutti, di ogni genere, di ogni sesso. Quando si è in campagna elettorale, la gente è ancora, come dire, più ricettiva alla promessa, perché magari gli si propone la risoluzione di un problema e quindi ascoltano e credano e confidano. E quindi in quel momento chi ascolta è debole e dall'altra parte se ne approfitta. Vergognatevi. A proposito del nostro ex premier numero 2, la sua smania di protagonismo, la sua ubiquità è diventata anche questa una barzelletta. Presenzia a un matrimonio, magari in qualità di testimone, lui ambirebbe a fare lo sposo. Partecipa a un funerale di una persona che magari nemmeno conosce, lui ambirebbe a fare il morto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dono dell'ubiquità lo porta in giro da tutte le parti del globo terracqueo a dire qua e là le peggio cose, le barzellette meno divertenti, per le quali soltanto la clac, molto stanca, continua a essere dalla sua parte. Allora, domani o dopodomani ci sono le elezioni. Io dico agli amici: fate tante considerazioni, fate tante riflessioni prima di mettere quella crocetta e andate comunque a votare, perché è necessario. L'agnosticismo non aiuta. L'essere al di sopra, il non dare il voto, aiuta soltanto coloro che in questo momento sono lì a presidiare. Sono lì che ci stanno comandando. Arrivederci.